Al cimitero di Cartecchio, ma anche in quelli frazionali del comune di Teramo, sono diversi i lavori di manutenzione messi in campo, che potrebbero essere definiti straordinari in considerazione del fatto che da anni non se ne vedevano di tale portata. L'amministrazione comunale ha completato una serie di interventi con il personale della Teramo Ambiente, a cominciare da una profonda pulizia delle tombe, dalla parte nuova e quella monumentale. I cimiteri sono naturalmente il cuore della Team, quindi non solamente il cimitero urbano, ma le attività di riqualificazione sono intervenute su tutti i cimiteri, anche su tutti i cimiteri frazionali, ad esempio a San Nicolò, che è uno dei cimiteri frazionali più grandi che abbiamo sul territorio, abbiamo messo anche un bagno per i disabili. Naturalmente a Teramo, essendo il cimitero urbano quello che comunque contiene più loculi in assoluto, c'è stata un'attenzione maggiore, ma solamente a livello temporale, perché per fare tutte le attività abbiamo avuto bisogno di più tempo. Ma queste, io ci tengo a sottolineare, che non sono delle attività esclusivamente previste per la festa dei morti, bensì sono le prime attività del nuovo ciclo della Team, della nuova Team che si è insediata da poco sul comune. Quindi ecco, oggi vedremo tutte le attività fatte in questi giorni. Un mese di attività ha portato dei risultati fantastici, ad esempio al cimitero urbano, e questa è vorrei sottolineare questo aspetto. Per quanto riguarda il Campo degli Angeli, c'è stata una riqualificazione totale, ma anche delle idee fantastiche che sono state portate avanti dalle squadre della Team, soprattutto da Rita Di Ferdinando e da Piero Marietti, che hanno previsto non solo i tappetini per circolare nel Campo degli Angeli, ma anche un angelo che illumina appunto tutte le sepolture. Ci sono tanti piccoli accorgimenti che sono segno di civiltà, ad esempio la piccola edicola per quanto riguarda le scope e le palette, ma non solo, anche i punti di raccolta, perché dobbiamo sapere che comunque il cimitero fa una differenziata importante soprattutto per le lampade votive. Sono tanti piccoli accorgimenti fatti in questo periodo che sono tutti segni di civiltà, perché dobbiamo ricordarci che il cimitero comunque è il luogo più intimo che abbiamo.